Sir Elton John era un caro amico della defunta principessa Diana e ha mantenuto una stretta amicizia con il duca e la duchessa del Sussex nel corso degli anni. Meghan e il principe Harry hanno fatto un'apparizione a sorpresa in un programma trasmesso dalla piattaforma di streaming Disney Plus Elton John Live, Farewell from Dodger. Il duca e la duchessa di Sussex sono stati tra le celebrità e le figure di spicco che hanno reso omaggio a Sir Elton prima del suo spettacolo di addio, trasmesso in diretta dal Dodger Stadium della California dalla piattaforma di streaming statunitense nelle prime ore di lunedì. La clip del duca e della duchessa è stata inserita tra gli auguri a Sir Elton fatti dal collega cantante Tony Bennett e il video girato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e dalla First Lady, la dottoressa Jill Biden. Nella loro breve clip, Meghan ha parlato per prima e, sorridendo ampiamente alla telecamera, ha suggerito a lei e suo marito di avere la possibilità di assistere a uno dei concerti più recenti di Sir Elton. Ha detto: "Ciao Elton, volevamo solo congratularci e che siamo così orgogliosi di te e che abbiamo potuto vederti anche nel tuo tour d'addio." In piedi accanto a sua moglie, il principe Harry è poi intervenuto e ha parlato del rapporto speciale che Sir Elton ha avuto con sua madre, la defunta principessa del Galles, e continua ad avere con lui e la sua giovane famiglia, compresi i suoi figli piccoli Archie, Harrison, Elizabeth, Lily, Diana.